Credo che questo sia un angolo di natura incontaminato, è come lo era 500-600 anni fa, forse di più, perché il canale di Loreo è l'unica via di comunicazione che collega i due fiumi più grandi d'Italia, l'Adige e il Po, e questa era una via importante di comunicazione che io ho fatto vincolare dal PTRG regionale perché rimanesse tale nel tempo e non venisse stravolta l'origine e la bellezza naturale. Nel tempo c'è un percorso che parte da un cantiere qui vicino, era uno squero, l'antico squero Doni, ora Arte Nautica, dove con le imbarcazioni creeremo un percorso di navigazione lungo il tratto qui che esce poi sul Po di Levante e si va in mare, piuttosto che prendere il Po alla Biconca di Volta Grimana e fare il percorso verso le città più belle d'Italia, che sono Ferrara, sono Mantova, piuttosto che andare a Venezia, che andare a Chioggia. E andando in mare poi si va dove si vuole. Io ho voluto con questo spirito iniziare questo percorso, ho voluto anche per così indole personale cercare di valorizzare un angolo di storia che parte nel 1520-1530. Questo angolo qui di questi edifici nasce nel 1520-1530, come riportano i testi storici, quando un nobile chiamato Alvise Cornaro, di Padova, poi veneziano, veniva a caccia qui. Percorrendo, entrava questo che si collegava direttamente col Po delle Fornaci, l'unica foce del Po prima del taglio di Portoviro del 1604 era il Po delle Fornaci. Con la barca rientrava da qui e si fermava qui nei periodi consoni alla caccia per svolgere, diciamo, questo sport a lui molto molto caro. Cosa ha pensato questo signore veneziano? Di crearsi questo posto, quindi un'abitazione che è questa che vedete qua e questa che era la barchessa, ma una barchessa non nata per essere tale, ma con uno scopo ben preciso, per diventare il cosiddetto teatro di pietra. Teatro di pietra perché in piera. E alla sera amava recitare le commedie col suo amico Irusante. E qui nacque un'opera importante, l'Anconitana, da Lanconetta, perché questa località nelle carte del Cinquecento è ben definita come Lanconetta. Anche le travature sono rimaste proprio allo stato originale? Assolutamente sì, si è voluto mantenere proprio le travi con i loro pregi, difetti o difetti che sono pregi, perché in qualsiasi punto deve vivere, si deve vivere la storia di questi posti. C'è tanta passione in questo, c'è la voglia di mantenere la nostra cultura, di conservare, di ripristinare quegli edifici che sono la nostra storia, che altrimenti andrebbe persa. Il nostro delta è anche questo, ed è questo angolo di natura incontaminato che merita di essere valorizzato. Sarà valorizzato anche il turismo fluviale? Il turismo fluviale sicuramente sì, perché è un'opportunità questa, direi, piuttosto singolare, perché qui ci si può attraccare e scendere e a due passi essere in villa. Non è semplice avere una comodità come questa in un tratto di canale, ripeto, intatto. La natura qui si respira, qui si vedono gli aironi, si vedono i fenicotteri, le viatare, si vedono i cormorani. È bello attraversare in barca questo angolo del Delta del Po, che è il più storico che noi abbiamo.